Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gesù, ti amo con la tua volontà. Vieni, divina volontà, a pregare in me. Poi offri questa preghiera a te come mia per soddisfare le preghiere di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Mia Divina Maria, ti amo nella divina volontà. Regina Immacolata, Celeste Madre mia, vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi nelle tue braccia, per chiederti questi spiriti più ardenti che mi ammetta a vivere nel regno della divina volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso affinché non sia più deserto ma popolato dei figli tuoi. Perciò, sovrana regina, a te mi affido affinché guidi i miei passi nel regno del potere divino e stretto la tua mano materna guiderà tutto l'essere mio perché faccia vita perenne nella divina volontà. Tu mi farai da mamma e come a mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà affinché me la scambi con la divina volontà e così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione, fammi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui mulieribus e benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Libro di Cielo, volume 7, capitolo 64, 12 novembre 1906. Continuando il mio solito stato, stavo dicendo al benedetto Gesù: Oh, quanto vorrei amarvi per essere più amata da voi. E lui nel mio interno mi ha detto: T'amo tanto che mai ti lascio e abito in te continuamente. Ed io, grazie della vostra benignità ad abitare in me, ma non sono tanto contenta. Sarei più contenta e mi sentirei più sicura se io potessi abitare in voi. E lui, ah, figlia mia, nel tempo tu darai l'abitazione a me e nell'eternità io la darò a te. E sii pur contenta e sicura che colui che abita in te tiene potenza da mantenere consolidata e libera da ogni pericolo la sua abitazione. Capitolo 65, no, 14 novembre 1906. Oh, quanto ho stentato e sofferto per la sua privazione. Onde, dopo molto, appena la sfuggita si è fatto vedere, mi ha detto: Figlia mia, se la perfetta rassegnazione è il segno certo e sicuro della predestinazione, la croce allarga i confini del regno del cielo. E come il lampo è sparito via. Capitolo 66, 16 novembre 1906. Trovandomi fuori da me stessa, vedevo le tante offese che si fanno da sacerdoti e da persone religiose.
E il dispiacere grande che il benedetto Gesù ne sentiva. Onde io meravigliandomi, quasi meravigliandomi, ho detto: Dolce mia vita, è vero che le persone religiose vi offendono, ma pare a me che i secolari vi offendono maggiormente. Eppure mostrate più dispiacere di quelli che di questi. Pare che siete tutt'occhi per guardare ciò che fanno i primi e mostrate di non guardare ciò che fanno i secondi. E lui: Ah, figlia mia, tu non puoi comprendere la diversità che passa tra le offese dei religiosi e quelle dei secolari, perciò ti meravigli. I religiosi hanno dichiarato di appartenermi, di amarmi, di servirmi. Ed io a loro ho affidato il tesoro della mia grazia e ad altri tesori dei sacramenti, quali sono i sacerdoti. Ora, fingendo di appartenermi nell'esterno, nel loro interno, se occorre, sono da me lontani. Fanno vedere d'amarmi e di servirmi, e invece mi offendono e si servono delle cose sante per servire le loro passioni. Perciò sono tutt'occhi per non far loro sciupare i miei doni e le mie grazie. Ma ad onta delle mie premure giungono a farne scempio. In quelle stesse cose che nell'esterno pare che mi stanno glorificando. Questa è un'offesa tanto grave che se tu la potessi comprendere ne moriresti di crepacuore. Invece i secolari dichiarano di non appartenermi, di non conoscermi, di non volermi servire. Ed è la prima cosa che sono liberi dello spirito di ipocrisia, la cosa che più mi dispiace. Quindi, essendosi dichiarati, non ho potuto affidare a loro i miei doni. Sebbene la grazia li eccita, li combatte, ma non si è donata perché non la vogliono. Succede come ad un re che, avendo mosso battaglia per liberare i popoli dalla schiavitù in cui sono tenuti dagli altri re, a forza di sangue giunto a liberare parte di quei popoli, quindi si è messi sotto il suo dominio, provvedendoli di tutti, e se occorre, dando loro ad abitare la sua stessa abitazione. Ora, di chi si dispiacerebbe di più se lo offendono? Di quei popoli che sono rimasti da lui lontani, che pure voleva liberare, o di quelli che vivono con lui? Capitolo 67, 18 novembre 1906. Trovandomi nel solito mio stato, appena un'ombra ho visto del benedetto Gesù, e solo mi ha detto: Figlia mia, se ad un cibo si potesse separare la sostanza e la persona lo mangiasse, varrebbe niente, anzi, servirebbe a gonfiare lo stomaco. Così sono le opere senza spirito interno e senza retta intenzione. Vuote di sostanza divina, valgono niente e servono solo a gonfiare la persona. Quindi ne riceve più danno che bene. Ecco, qui abbiamo una bella lezione complessiva di Gesù, passando anche attraverso le considerazioni fatte sui suoi, che prima di affrontarle e anche di ampliarne per quanto possibile l'ambito di applicazione, perché tutti ne possano trarre frutto, quindi non solo i sacerdoti religiosi, occorre premettere che queste cose Gesù non le dice per stimolare in noi lo spirito di giudizio verso i suoi ministri o verso i suoi consacrati, assolutamente. E quando sentiamo queste cose ricordiamo sempre come primissima cosa, come tutti i santi hanno insegnato, che i suoi consacrati il Signore se li giudica lui personalmente, e non vuole che da nessuno siano giudicati. Meno che mai in casi come quelli che cita Nostro Signore, dove lui dice una cosa che solo lui può sapere. Cioè, quando parla di un'opera esterna fatta senza spirito interiore, questo è proprio il classico giudizio temerario che noi non potremmo, non possiamo e non dobbiamo mai per nessun motivo fare, neanche quando ci fossero dei seri sospetti, insomma, all'esterno che apparisse che un'opera non sia fatta con buona intenzione, perché i cuori li vede soltanto lui. Quindi il nostro compito, oltre che non giudicare, interpretare sempre in bene le azioni del prossimo, cioè concedere sempre
la bontà delle intenzioni, o quando proprio non si può concedere, ecco, scusarne l'eventuale non bontà palese, fermo restando di non doverla sbandierare né giudicare, pensando che la persona non se ne rende conto, che forse non lo sa, che è ignorante, che è stata troppo tentata, qualunque cosa. Questo come prima cosa, altrimenti anziché mangiare buon cibo, oggi andiamo a mangiare il veleno che ci fa l'effetto contrario. Quindi questa è una premessa essenziale. Allora, andiamo con ordine. Nel primo brevissimo capitoletto Gesù, dicendo a Luisa che lui abita in lei, è chiaro che qui questo ci fa comprendere come le grazie straordinarie, come tante volte ho detto, hanno sempre la loro attuazione principale, forse i classici lo chiamerebbero l'analogato un princeps, nelle cose ordinarie. Se noi apriamo il catechismo della Chiesa Cattolica, sappiamo che attraverso la grazia santificante c'è in noi quella che si chiama tecnicamente l'inabitazione trinitaria, cioè le tre persone della Santissima Trinità abitano per mezzo della grazia dentro di noi. Questa è il catechismo della Chiesa Cattolica, quindi non sono esperienze mistiche particolari. E come noi ci rendiamo conto dagli scritti di Luisa, è chiaro che in Luisa tutto questo assume colori straordinari. Non troppo straordinari, però, perché si capisce bene che alcune volte Gesù comunicava questa percezione a Luisa quando lei dice: Gesù, scendo dal mio interno, mi ha detto. Se dice così, vuol dire che se ne accorgeva, no? Però, anche nel contesto di questo primo capitoletto, si capisce che non era sempre consapevole. Quindi non è che sentiva sempre Gesù dentro di sé H24, no? In maniera sensibile. Ecco, è anche molto bello, quindi, vedere, insomma, no? La gioia che ha Gesù di abitare in un'anima da lui così tanto amata e che tanto lo amava. Ti amo tanto che mai ti lascio ed abito in te continuamente. Mai ti lascio. Ecco, la contemplazione e la meditazione di queste cose ci faccia sempre ravvivare su qua, sulla bellissima verità di fede di quanto ci ama Gesù. Perché Gesù in ogni anima vorrebbe intessere rapporti analoghi, no? Posi la mia delizia tra i figli dell'uomo, si legge nei libri sapienziali, riferito alla sapienza increata, no? Cioè Gesù è innamorato delle anime da lui create, di tutte. Può giungere a fare questi eccessi straordinari quando trova un'anima con il cuore completamente dilatato. Quindi questo non è in linea di principio escluso per nessuno. Ecco, bisogna vedere come e quanto si entra in questa relazione intima, personale di amore con Gesù. Poi c'è il secondo che riprende un punto fondamentale della meditazione di ieri. Noi abbiamo visto come il senso forte e profondo della perfetta rassegnazione, no? Quindi avere questa docilità, questo abbandono pieno ad ogni minimo evento da accogliere come chiamata del fiat, no? A cui si deve rispondere sempre. Fiat, Fiat, Fiat e Fiat, non a parole ma con i fatti, no? Gesù ribadisce che questo è segno certo e sicuro di predestinazione. Qui parla del mistero della predestinazione, adesso non è il caso di sviscerarlo teologicamente, perché questa è una meditazione, non una catechesi. Ecco, la predestinazione si intende con questo coloro che faranno buon uso delle grazie che Dio gli ha concesso, diciamolo in maniera semplice così, perché in realtà non è altro che questa la predestinazione, no? È la prescienza che Dio ha di coloro che, essendo come tutti, per volontà di Dio, destinati alla salvezza, perché tutti lo sono per quanto riguarda da Dio,
faranno ciò che manca e che spetta a loro per raggiungere la salvezza. Dio che ti ha creato senza di te non ti salva senza di te, no? Quindi coopereranno con la grazia. Questo Dio lo sa con la prescienza, noi non possiamo saperlo, non possiamo assolutamente sapere in nessun caso, in nessun modo, né di noi stessi né del prossimo una cosa di questo genere. Ci sono dei segni però, no? Ecco. Quando un'anima comincia veramente a essere in tutto rassegnata alla divina volontà, Gesù dice: questo è un segno certo e sicuro della predestinazione. E poi aggiunge un'altra informazione: la croce allarga i confini del regno del cielo. Questo sotto in che senso? Sotto vari punti di vista, no? Il regno dei cieli è innanzitutto una realtà che dobbiamo accogliere in noi, no? Il regno dei cieli deve essere formato innanzitutto in noi. E come si forma il regno dei cieli? Cioè, come viene il Signore a regnare sempre più e sempre meglio nella nostra anima? Attraverso le croci, no? Proprio l'effetto primario che una croce ha su chi la riceve è scrostarlo di alcune cose negative e rimuovere, diciamo così, degli ambiti della nostra anima dove Dio non regna a causa delle circostanze avverse, delle refrattarietà, delle zone d'ombra che ci sono, delle passioni vive, eccetera. Quindi allarga i confini del regno del cielo nell'anima, allarga i confini del regno del cielo nella chiesa, d'accordo? Quando arrivano tribolazioni e croci, allarga i confini del regno del cielo nel mondo, quando arrivano delle cose che umanamente viste sembrerebbero sciagure da fuggire e da evitare, ma che non sono prive di senso soprannaturale. E quindi poi per contro allarga i confini del regno del cielo, cioè la gloria che chi ha fruttificato, ha fatto accolto e ha valorizzato le croci avrà in paradiso, no? Quanto, questo l'abbiamo visto anche ieri, potrà godere in cielo di Dio, essendo la nostra capacità certamente limitata, ma potenzialmente infinita e dilatabile fino anche a grandi orizzonti, ma solo fino a quando siamo sul pianeta Terra. E sotto questo punto di vista, le sofferenze offerte abbiamo visto che e accolte dalla mano di Dio sono ampiamente, largamente santificanti. Ecco, poi abbiamo questi due capitoli ultimi, questo un po' più lungo, sui consacrati, e quello sul cibo senza sostanza. Ecco, questi due paragrafetti, ecco, mi si permette una battuta, ecco, se li conoscesse il pontefice attualmente regnante, che è Papa Francesco, ecco, ci farebbe una bella catechesi, una bella meditazione anche lui, insomma, che ha avuto modo tante volte di parlare contro l'ipocrisia. Qui stiamo nel 1906, cioè contro quelli che fanno finta, contro quelli che dovrebbero essere innamorati di Gesù, che hanno dichiarato di appartenergli, di amarlo, di servirlo, che amministrano i tesori di Gesù, e invece salvano la facciata esteriore, ma all'interno offendono Gesù, si servono addirittura delle cose sante per servire le loro passioni. Cioè noi già meditiamo questi brani nel contesto attuale, insomma, per certi aspetti drammatico di alcuni episodi, peraltro di pubblica rilevanza, insomma, no? Che hanno mostrato, diciamo, la parte peggiore, ecco, di queste amare considerazioni, fino a che punto può arrivare il tasso di ipocrisia, quindi del nascondere dietro le parvenze, non solo non compiere santamente i gesti santi, no? Insomma, questo per carità è cosa brutta, insomma, ma ci siamo spinti molto oltre, disgraziatissimamente. E se Gesù dice: questa è un'offesa tanto grave che se tu la potessi comprendere ne vorresti di crepacuore, possiamo immaginare quanto stia morendo di crepacuore adesso per tante altre situazioni, no? Ma questo è un punto su cui dobbiamo
Provare a riflettere in questo modo. Qui si parla chiaramente per le anime che amano Gesù e per le anime che amano la Chiesa. Non si parla ovviamente dei nemici e dei detrattori della Chiesa, nemmeno di quei nemici, insomma, che pur magari sotto pretesto di zelo, ecco, anziché come dire, metterci un po' di balsamo sul cuore ferito di Gesù, ci vanno a mettere l'aceto adesso. Quindi come? Ecco, attraverso come dire, fenomeni di attacco, di critica feroce, di biasimo, di sdegno, per carità, pur fondato nella realtà delle cose, no? Ma dinanzi a questo, dinanzi a Gesù che dice: guarda che se tu lo sapessi moriresti di crepacuore, qual è l'atteggiamento migliore da avere? Giova sdegnarsi, scandalizzarsi, sbraitare, cambia qualcosa questo? O forse pensiamo che magari le persone che sono meno, come dire, meno sensibili, diciamo così, ai richiami della grazia, cambieranno atteggiamento se qualcuno sbraita, quando non ascoltano i continui richiami della grazia che anche e soprattutto a loro vengono rivolti. Io credo che le anime amanti in questo contesto si prendano a cuore, ecco, di consolare un pochino il crepacuore che sta vivendo Gesù. E questo a mio avviso si fa in questi modi. Primo, amando Gesù anche per tutti quelli che non lo amano, e questo possiamo farlo, e come? Nella divina volontà. Primo, secondo, compatendo Gesù, ma compatendolo non soltanto a livello personale, ma lasciando anche farci fare male da tutte quante queste cose. Cioè, dinanzi a una cosa brutta, dinanzi a uno scandalo, io posso reagire appunto sdegnandomi, lanciando fuochi, fulmini, saette, anatemi, che ne so, proclami, minacce. Oppure, come se ricevessi una coltellata, posso ricevere quella coltellata, che è una coltellata data a Gesù, dico: senti, fammela sentire a me. Io prego per questi disgraziati e per questi poveracci, tu fammi soltanto sentire lo stesso dolore che senti tu. È un altro modo di reagire a questi fatti reali, d'accordo? Perché non è che sono irreali, purtroppo sono reali. E così via. Ora, nella meditazione, perché noi tutti abbiamo una coscienza personale, ed è lì che ci parla il Signore, ed è lì che dobbiamo prendere le nostre scelte, non sui social network o nelle situazioni di tumulto, oppure seguendo le nostre prime inclinazioni, le nostre passioni, i nostri moti di disdegno, anche mosso da zelo, per carità, quindi le buone intenzioni sono sempre concesse a tutti. Poi però bisogna vedere se alle buone intenzioni seguono buone azioni, perché non a caso il popolar proverbio recita che di buone intenzioni è lastricato l'inferno, no? Non basta la buona intenzione, bisogna vedere se è buona l'azione. Ecco, allora Gesù è molto ferito da queste cose. Cioè, noi pensiamo, ed è giustissimo, agli scandali che ne dicevano le persone, giustissimo, pensiamo, ed è sacrosantamente ancora più giusto, alla profondissima ingiustizia di chi debba subire comportamenti del tutto inaccettabili. Ed è un eufemismo dire del tutto inaccettabili da parte di chi dovrebbe rappresentare ben altro, no? E tutto questo va tenuto conto, va corretto, va affrontato, va nelle sedi competenti, va trattato come deve essere trattato. Occorrerebbe anche, quindi non si tratta di trascurare questo, che qualche anima amante si mettesse però nei panni e nel cuore di Gesù.
Perché lui le vede queste, certamente, dice, ma lui è Dio, potrebbe pure fulminare tutti quanti, ma certo, lo sappiamo questo qui, d'accordo? Ecco, ma non rientra nel suo stile. Ecco, quindi lui sta già purificando la sua ahia, insomma, come diceva San Giovanni Battista, e certamente non esiste situazione di morte e di tribolazione da cui non si esce nella logica proprio della croce, rinnovati e più belli di prima. Ma questo certamente non toglie il dolore di Gesù per quello che si vede. E il suo desiderio di qualcuno, ecco, che se ne prenda a cuore i dolori, quindi reagendo un pochino diversamente da come verrebbe anche spontaneo in certe circostanze agire. Ecco, infine. Gesù ammonisce dallo spirito farisaico, dall'ipocrisia. Ne parla anzitutto per dire, sì, ma vedi, la gente del mondo, sì, a volte mi offende tanto, ma almeno non hanno fatto i proclami di appartenermi e di volermi servire. Che questa è proprio la quintessenza dell'ipocrisia, no? E un'altra cosa che non fanno i mondani, e che invece fanno purtroppo spesso e volentieri i cosiddetti vicini, è il compiere le opere senza spirito interno e senza retta intenzione. Quindi mangiare un cibo, dice Gesù, svuotato di sostanza, che te gonfia solo lo stomaco. D'accordo? Quindi per i cultori della linea è proprio quanto di più nefasto possa esistere, no? Quindi niente sostanza e solo gonfiore. Però le opere che sono fatte in questo modo, senza spirito interno, senza retta intenzione. La retta intenzione è farle per la gloria di Dio e la salvezza delle anime. Lo spirito interno è farle in comunione con Gesù, per amore di Gesù, perché piacciono a Gesù, perché Gesù di esse si compiace. D'accordo? Per dargli sollievo, consolazione, gioia, gloria, perché lui non è indifferente alle nostre azioni. Tutto questo lo sappiamo, l'abbiamo visto tante volte nelle meditazioni della Divina Volontà, è contraddetto dall'agire perché mi fa comodo, perché mi piace, perché lo voglio io, e per compiacere quella creatura, per piacere a quella creatura, per carpire la stima di quella creatura, per carpire l'affetto di quella creatura, per compiacere quella creatura, per idolatria verso quella creatura, eccetera, eccetera, no? O semplicemente per trarne un utile, no? Allora qui, chiaramente, e anche quando si tratta di fare l'esame di coscienza sull'ipocrisia, qui si tratta di interrogare il cuore, perché l'ipocrita esteriormente può anche essere irreprensibile, apparentemente, ma il Signore lo vomita dalla bocca. E attenzione, questa è una cosa che solo l'ipocrita può fare, perché appunto l'interno dell'ipocrita lo conosce, oltre a Dio, soltanto lui. Cioè noi, se ci interroghiamo, lo sappiamo perché e per chi facciamo le cose. Perché la nostra coscienza ce lo dice. L'importante è che abbiamo questo coraggio, questa onestà di metterci sinceramente davanti a Dio e davanti a noi stessi e vedere perché facciamo le cose, per chi facciamo le cose, con che spirito, con quali intenzioni reali, profonde, non con quelle che ci diciamo. Io, insomma, da sacerdote, con un pochino, non tanta, perché non ne ho tantissima, ma un pochino di esperienza in questi anni l'ho accumulata, non difficilmente, insomma, percepisco e mi accorgo, perché dai segni si capisce, no? Io lo devo fare non per giudicare le persone, certamente, ma per aiutarle e per aiutarle ad aiutarsi. Però è sempre un'operazione che il diretto interessato deve fare personalmente, nessuno può farlo al posto suo.
Non è il molto che si fa, questo l'abbiamo visto tante volte, né il grande che si fa, ma è il come e il perché e il per chi lo si fa che rende piccola o grande agli occhi di Gesù qualunque azione. Bene, Santa Vergine Maria, proteggici e allontana da noi la spira infernale dell'ipocrisia, questo lievito maledetto, ecco, da Gesù stesso nel Vangelo e che tanto lo offende e gli dispiace e che anche alla radice profonda, anche delle cose non solo più piccole ma anche le più gravi che possiamo commettere e che possono commettersi. Anche da parte di coloro che fanno professione di fede e di amore a Gesù. Aiutaci piuttosto a coltivare in noi la vita della grazia, la presenza della grazia santificante e l'attenzione continua, ecco, alla divina volontà e a crescere in essa, l'amore soprannaturale alla croce e tutto ciò che ci fa crescere e avvicina sempre di più a vivere con perfezione, gioia e serenità nel regno del Divino Volere. Nella Divina Volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, amen. Ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per perdonarti, ti benedico per liberarti da ogni male, ti benedico per consolarti, ti benedico per farti santo. Ti benedico dunque, nella Divina Volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Fiat, Ave Maria.